Buongiorno e bentornati alla nostra informazione. Si conclude oggi l'udienza preliminare sulla trattativa Stato-mafia. Il giudice dovrà decidere sugli eventuali rinvii a giudizio degli imputati. Tra loro, come sapete, non c'è più dall'altro ieri Bernardo Provenzano. Alla sbarra ci sono ex ufficiali dei Carabinieri come Antonio Subranni e Mario Mori, capi mafia come Totorina e Leoluca Bagarella, politici come l'ex ministro Nicola Mancino. E poi c'è Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo, Vito. Sono 10 in tutto gli imputati al processo per la cosiddetta trattativa tra Stato e mafia. All'appello mancano solo, come dicevamo, Bernardo Provenzano. Per lui il giudice ha disposto la sospensione del procedimento dopo l'ultima perizia dei medici che ne ha stabilito la momentanea incapacità e l'ex ministro Calogero Mannino che ha scelto il rito abbreviato. Per tutti la procura ha chiesto il rinvio a giudizio e proprio su questo dovrà esprimersi oggi il giudice per le udienze preliminari Pier Giorgio Morosini. Per gli ex militari del Rosso Subranni, Mori e De Donno, per l'ex senatore del PDL Marcello Dell'Utri e per i boss Rina Cinà Bagarella, come per il pentito Giovanni Brusca, l'accusa è violenza o minaccia a corpo politico dello Stato. Di concorso in associazione mafiosa e calunnia all'ex capo della polizia De Gennaro è imputato Massimo Ciancimino, che nel procedimento veste anche i panni di tester accusa. Di falsa testimonianza invece è accusato l'ex ministro dell'interno Mancino. All'udienza si sono costituite parti civile e civili, tra gli altri la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Giunta regionale siciliana, il Comune di Palermo e ancora il Centro Pio La Torre, il Movimento Agende Rosse rappresentato da Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso in via D'Amelio. Secondo l'accusa, la mafia avrebbe dichiarato guerra allo Stato con il delitto dell'eurodeputato Salvo Lima e con una serie di attentati. Da lì avrebbe preso le mosse la cosiddetta trattativa e sarebbe stato l'ex ministro Mannino, temendo per la propria incolumità, a spingere i vertici del Rosso ad avviare un dialogo con i boss mafiosi. Come dicevamo, occhi puntati a questo punto sulle decisioni del GUP Morosini, che dovrebbe sciogliere la riserva e quindi decidere nelle prossime ore. Andiamo adesso alla cronaca. La squadra mobile di Enna sta eseguendo in queste ore una decina di ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di un gruppo criminale riferibile a Cosa Nostra. L'operazione, denominata Marea Grigia, avrebbe alzato il velo su una banda che faceva rapine. Tra gli arrestati c'è un imprenditore agricolo, un consigliere comunale di Aidone, in provincia di Enna. I provvedimenti sono firmati dal GIP di Caltanissetta. Secondo gli inquirenti, i vertici di Cosa Nostra per i territori di Piazza Armerina e Aidone non disdegnavano di organizzare rapine per reperire denaro da destinare anche all'organizzazione mafiosa. Parliamo adesso di politica, perché è stato trovato l'accordo all'Assemblea regionale siciliana sulla legge per abolire le province. Prima arriverà la scadenza naturale delle cariche di consigli e presidenti della provincia prevista per maggio, poi al loro posto subentreranno i commissari per traghettare gli enti sino alla loro abolizione, per dare spazio infine alla costituzione dei liberi consorzi dei comuni entro l'anno. Queste le tappe al netto degli imprevisti, se l'Assemblea regionale approverà il disegno di legge del governo Crocetta. Disegno di legge che trova l'appoggio all'ARS del Movimento 5 Stelle e di tutta la maggioranza, UDC inclusa. Il partito di Casini infatti nei giorni scorsi aveva espresso dubbi, ma il segretario regionale D'Alia spiega che sul testo c'è l'assenso dell'UDC, che rivendica il merito di aver evitato quella che definisce una legge burla e un mero cambio di nome delle province. L'accordo sull'abolizione è stato siglato in sede di conferenza dei capigruppo, che ha anche deciso un calendario di massima dei lavori. Il giorno da segnare è martedì prossimo, giorno 12, quando l'ARS inizierà la discussione generale su un disegno di legge più snello rispetto a quello originario, che per il momento avrà un doppio obiettivo: abolire gli enti e annullare le elezioni. Nel frattempo, nei 6 mesi successivi, si metterà a punto nei dettagli la riforma. In ogni caso, il via libera all'abolizione delle province dovrà arrivare entro il 27 marzo, data in cui dovrebbero essere indetti i comizi elettorali. Intanto, da oggi è ufficialmente aperta la sessione dedicata all'approvazione del bilancio. E dobbiamo aggiungere che dopo la rotazione di funzionari e dirigenti voluta dal governo Crocetta, enti e sindacati denunciano la paralisi degli uffici. Nel Dipartimento Formazione e Istruzione sarebbero fermi i mandati di pagamento per milioni di euro degli avvisi 20, 19 e 6 finanziati con risorse europee. Sarebbero così attualmente bloccati i pagamenti per enti e personale. Solo l'avviso 20 del 2011 ha una dotazione di 286 milioni di euro. La Regione ha liquidato solo una tranche pari ad appena il 25%.
E chiudiamo ancora parlando di cronaca, perché una ventina di alloggi popolari di Largo Martiri a Ribera, in provincia di Agrigento, costruiti con calcestruzzo depotenziato, dovrebbero essere sgomberati in giornata. Il sindaco Pace aveva firmato l'ordinanza da diverse settimane e un primo gruppo dei 76 alloggi ritenuti a rischio implosione è già stato lasciato dai proprietari. Dall'alba di oggi sul posto ci sono carabinieri, vigili del fuoco e funzionari comunali della protezione civile. Alcuni dei proprietari degli immobili non vogliono lasciare le loro abitazioni perché non sanno dove andare. Appena ieri il sindaco si era appellato ai concittadini chiedendo di affittare le loro case disabitate a questi sgomberati. Per il momento è tutto, torniamo insieme a voi con le prossime edizioni. A più tardi.